Buongiorno e ben sintonizzati su Ok Italia Parliamone. L'intervista di oggi fa parte del ciclo Forum per la ripresa economica. Interviste e approfondimenti sulle iniziative delle Camere di Commercio per ripensare il ruolo dell'Italia. Le imprese italiane, chi più chi meno, sono state tutte colpite dal lockdown imposto a seguito della pandemia del Covid-19. Hanno chiesto e continuano a chiedere a gran voce aiuti per ripartire. Da una parte si chiedono aiuti in termini di liquidità e di ammortizzatori sociali, ma dall'altra aiuti concreti per far decollare nuovamente l'attività. Tra marzo e maggio scorsi, il registro delle imprese a causa del lockdown segnala oltre 44.000 iscrizioni in meno di nuove aziende rispetto allo stesso periodo del 2019, con una riduzione quindi in termini di percentuali del 42,8%, e purtroppo, sempre secondo Unioncamere che ci ha fornito questi dati, il dato è destinato ad aumentare nel corso dell'anno. Oggi abbiamo il piacere di avere ospite di Ok Italia Parliamone per parlare di imprese, di sviluppo ed economia, il presidente della Camera di Commercio di Perugia, Giorgio Mencaroni. Buongiorno Mencaroni. Buongiorno, buongiorno a lei, dottore. Mencaroni, in che modo durante il lockdown e le varie misure di contenimento del contagio la Camera di Commercio di Perugia ha garantito i propri servizi? Ma soprattutto siete riusciti a dare le necessarie risposte alle imprese anche per districarsi nella burocrazia per accedere alle misure straordinarie messe in campo dal governo? Ma su questo credo sia stato svolto da parte della Camera di Commercio un ottimo lavoro. Il lavoro si è svolto in parte in smart working, garantendo comunque nell'arco della giornata di lavoro a tutti la disponibilità a dare risposte e a fare consulenza sulle tematiche poste. Accanto allo smart working comunque è stato fatto un lavoro anche in presenza, perché tutti gli uffici sono stati presidiati e in particolar modo gli sportelli aperti al pubblico sono stati a disposizione 5 giorni alla settimana. Quindi direi che ha applicato lo smart working, ma è stato un smart working efficace, perché siamo stati in grado di dare risposte esaustive, direi nella maggior parte dei casi, a tutti gli utenti che si sono rivolti a noi. E vorrei spendere 2 parole appunto sul sistema camerale. Il sistema camerale conosce perfettamente quello che è il tema del digitale, quindi c'è una cultura del digitale all'interno, e la maggior parte dei nostri operatori lavorano in digitale sia all'interno della Camera di Commercio, sia nei momenti naturalmente di smart working. Questo chiaramente è stato abbastanza semplice rispetto alle altre aziende che magari non erano né attrezzate né organizzate per fare questo tema. Vediamo anche quello che è successo con il mondo della scuola, dove si è fatto chiaramente l'insegnamento a distanza, ma con tutte le problematiche, perché poi le connessioni tra naturalmente l'origine e la base degli studenti, che spesso e volentieri non erano in grado di poter interloquire per mancanza di mezzi o conoscenza delle attrezzature o quello che sia. Ecco, direi che la Camera su questo è stata veramente brillante e ha continuato, come ha fatto nel 2019, ad evadere, per esempio, tutte le pratiche del registro imprese. Ci ha ricordato lei chiaramente che le imprese sono crollate le iscrizioni, ma gli atti naturalmente che venivano compiuti sono stati sempre ad un ritmo piuttosto elevato. E nel giro, sotto i 5 giorni, venivano invase tutte le pratiche in che venivano inviate in maniera telematica. Esattamente il dato è 4,8 giorni per ogni pratica. Direi che su questo la Camera brillantemente ha dimostrato un'altra volta di quale sia l'importanza di questo comparto. Molto bene. Presidente Mencaroni, prima abbiamo dato qualche dato su scala nazionale. Ma se ci caliamo nel suo territorio, in Umbria, vediamo che soltanto nella provincia di Perugia il sistema delle imprese esce purtroppo in ginocchio da 3 mesi di lockdown. Infatti nei 3 mesi di blocco, pensiamo marzo e maggio, sono ben 376 le imprese perse dal sistema imprenditoriale della sola provincia di Perugia. Un arretramento che è pari al 35% che mai si era registrato nel passato. Mencaroni, situazioni eccezionali richiedono risposte eccezionali ed urgenti. Lo scorso 25 giugno, durante l'assemblea dei presidenti delle Camere di Commercio italiane, ricordiamo che è stata la prima volta che si è svolta questa riunione in modalità telematica,
Il presidente di Union Camere, Carlo Sangalli, ha indicato i 10 punti chiave per rilanciare l'Italia. Per il sistema camerale italiano, la vera priorità del Paese è agire quindi su digitalizzazione e tecnologie 4.0, infrastrutture, semplificazione, giustizia civile e mediazione e poi ancora su internazionalizzazione, turismo, nuove imprese e giovani, sostenibilità, formazione, dotazione finanziaria e irrobustimento organizzativo delle imprese. La crisi che stiamo vivendo è forse anche un'occasione storica unica per ripensare il ruolo dell'Italia e tutti, diciamo veramente tutti, ognuno per la sua parte, si è chiamati a far parte di questo processo di ricostruzione. In questa fase così importante, Mencaroni, le Camere di Commercio devono oggi avere necessariamente un ruolo da protagonista. È finito il tempo politico di qualche anno fa, ce lo ricordiamo con forza, in cui si riteneva di poter fare a meno dei corpi intermedi, ma mai come oggi sappiamo che per poter recuperare terreno e competitività serve l'aiuto di chi ha un, possiamo dire, un punto privilegiato di ascolto, di osservazione, di interpretazione delle istanze delle imprese per dar loro voce, soprattutto anche per aiutare quelle più piccole. Ricordiamo che in Italia sono tantissime le piccole e anche le micro imprese. Le Camere di Commercio, Mencaroni, sono oggi pronte ad accettare questa importante sfida al servizio delle imprese e del Paese? Ah, guardi, io penso proprio di sì. E lei ha toccato un punto. Dei 10, io ne avrei aggiunto un 11esimo. Ma sono d'accordo, sono perfettamente convinto che il presidente Sangalli sarebbe felicissimo e contentissimo perché si batte sistematicamente su questo punto. Cioè, qual è il ruolo delle Camere di Commercio nei territori dove esse sono? Perché oggi se non ci fossero Camere di Commercio sarebbe veramente, mancherebbe un punto di riferimento per quello che riguarda il mondo dell'impresa. Ci sono le associazioni, anch'io sono presidente di una confederazione, di un'associazione territoriale, Umbra, però chiaramente svolge il lavoro in quel settore specifico di rappresentanza e poi comunque per quello che sono non solo gli associati, ma la forza di quelle confederazioni è per i singoli associati. Quindi direi che oggi i detrattori del sistema camerale si sono fortemente ricreduti e rivedono la situazione in maniera completamente diversa. Quindi oggi il ruolo delle Camere è basilare, perché l'ha detto bene lei, oggi noi parliamo delle piccole, delle micro, delle piccole, delle medie imprese e delle grandi imprese. Le grandi imprese e gran parte delle medie imprese non hanno necessità del sistema camerale. Si aiutano da sole. Sì, possono avere necessità per alcuni certificati, per alcuni documenti, la firma digitale, il cassetto digitale, queste cose qui. Quindi questo senz'altro voglio dire, e noi siamo a disposizione di tutti, voglio dire, certificati d'origine. Quindi queste cose loro ne hanno necessità. Ma per quello che è l'eventuale esportazione, l'eventuale internazionalizzazione, le eventuali consulenze, per quello che possono essere bandi, per quelle che possono essere strategie da adottare in azioni sia in Italia sia all'estero, chiaramente le micro e le piccole imprese hanno forte necessità della collaborazione del sistema camerale. E su questo, guardi, io direi che le Camere sono veramente un punto di ascolto di tutte le istanze che vengono riportate dalle imprese. Cercano di comprenderle, di interpretarle, trasferirle, metterle in rete tra imprese. E potrei portarle un esempio di una serie anche di progetti o di attività che noi abbiamo messo insieme. E non vorrei passare magari a punti. Nel tema cultura e turismo, nel quale si affronta questo tema, noi abbiamo messo insieme il sistema museale umbro, quindi tutto il sistema museale umbro, insieme ai produttori dell'artigianato artistico, dell'agroalimentare, del turismo e quant'altro. E abbiamo fatto azioni congiunte, direi, di estremo valore e di estremo interesse, perché siamo partiti vendendo la cultura, vendendo, diciamo, quello che sono le bellezze naturali e architettoniche dei nostri territori accanto alle eccellenze dei nostri prodotti. E questo, il ruolo delle Camere diventa capillare, ripeto, perché in altri contesti, quando noi parliamo anche con sistemi nazionali, senza chiaramente citare sigle o quello che sia, ci rendiamo conto che l'impresa rimane inascoltata, quella che è una certa dimensione. E allora chiederei al governo, quale altro organismo è in grado oggi di poter svolgere questa funzione? Perché se le Camere servono, allora, dobbiamo anche concludere, 12° punto, la riforma, la legge di riforma.
perché se noi non concludiamo la legge di riforma, chiaramente rimaniamo sempre in vaghi, in un limbo che non è esattamente se serviamo o non serviamo. E allora ci vuole coerenza e chiarezza. Se non serviamo è giusto eliminarle, è giusto abolirle, voglio dire, in ambito governo. Ma se servono a qualcosa e vediamo che nei momenti di emergenza sono sempre sistematicamente chiamate le Camere. Guardi, questa mattina ho ricevuto una lettera da parte del procuratore Petrazzini che mi ringraziava per la disponibilità del sistema camerale per quello che era la legalità, la trasparenza, cioè nel servizio che noi diamo con il registro delle imprese, con tutti i dati che forniamo alle forze dell'ordine, alla polizia, carabinieri, finanza, ma tutta la magistratura e quanto altro. E credo che questo sia un compito o un ruolo che troppo spesso sfugge, ci si dimentica di questi ruoli e si pensa che si possa tutto risolvere, diciamo, automaticamente con dei computer o quello che è. Non è così. Il ruolo delle Camere è capillare, è fondamentale, è radicato nel territorio e molti apprezzano il lavoro che vengono fatti dalle Camere. Poi le Camere sono fatte come sempre le persone, a questo dobbiamo ricordarci. Ma io credo, guardi, che la maggior parte dei noi presidenti, veramente, e non vorrei usare una parola abusata, è diventato ormai una missione. È più un punto, guardi, di dignità e di far vedere che comunque il ruolo che noi svolgiamo non è un ruolo da mercenari, ma è un ruolo naturalmente nell'interesse della collettività. E quello che diceva è molto importante e penso anche che in tanti detrattori delle Camere di Commercio, visto il lavoro che un pochino tutti in Italia avete svolto, oggi entreremo più nello specifico anche delle iniziative appunto della Camera di Commercio di Perugia, si ricrederanno e valuteranno diversamente l'importante ruolo delle Camere di Commercio. Mencaroni, uno dei grandi problemi immediati delle imprese a causa dell'emergenza Covid-19 è stata sicuramente la mancanza di liquidità. All'inizio di maggio la sua giunta ha varato Riparti Perugia, che è stato un imponente piano di intervento per sostenere le imprese e il territorio, per il quale avete stanziato, ricordiamolo, 5.400.000 euro. Mi ha particolarmente colpito però una sua dichiarazione, e che devo dire sinceramente non molto comune purtroppo, ovvero che vi siete ispirati al principio, lei diceva, che le risorse delle Camere di Commercio provengono dal sistema delle imprese e ha aggiunto che adesso, soprattutto nei momenti più difficili, debbono tornare. Questo è un qualcosa che non è comune sentirsi dire, Presidente Mencaroni. Ora le chiedo, nello specifico, che cosa ha previsto il Piano Perugia e soprattutto quale bilancio possiamo farne a distanza di poco più di un mese e quali sono i risultati già ottenuti? Bene, allora la ringrazio per la domanda perché è piuttosto interessante e piuttosto articolata. Allora, su questo, ecco, quello del diritto camerale. Il diritto camerale lo pagano tutte le imprese, pagano il diritto camerale. Noi facciamo anche interventi sul territorio che riguardano la generalità dei territori, quindi per quello che riguarda eventi che chiaramente danno lustro alla nostra regione, che può essere il Festival dei Leopoldi, la Sagra Musicale Umbria Jazz. Quindi, cioè, noi su questo abbiamo sempre investito, come possono essere, come adesso Raffaello, la mostra dei 500 anni di Raffaello, ma li potremmo citare a Iosa o sulle produzioni, è quello che è. Ecco, però ritengo che le Camere ci sono grazie naturalmente al contributo delle imprese. Noi non riceviamo contributi da nessun altro, anzi, se devo dire, noi con i famosi tagli lineari o con i famosi risparmi in alcuni settori non sono altro che tasse che noi paghiamo allo Stato. Ma detto ciò, ecco, credo sia fondamentale nei momenti di difficoltà e nei momenti di debolezza che noi si debba aiutare quei soggetti che oggi ti chiedono aiuto con tutte le forze. Devo dire, devo aggiornare leggermente la cifra, perché facendo gli ultimi conteggi e mettendo dentro anche il progetto comunicazione che noi abbiamo fatto con la Regione, andiamo ad una cifra che è vicino ai 6,5 milioni di euro. Direi che è uno sforzo notevolissimo, voglio dire. E su questo, diciamo, sono cifre che fanno, io non dico, ma sono abbastanza importanti e noi abbiamo, come si suol dire, raschiato il fondo del barile per cercare in tutti i modi di aiutare, ma c'è la volontà, appena possibile, di rifinanziare ulteriormente quello che noi abbiamo fatto. Quali abbiamo visto? I tre punti principali che noi abbiamo visto è quello della liquidità. Liquidità che è un tema fondamentale. L'altro è quello della digitalizzazione, quindi aiutare le imprese nei processi di sviluppo successivi.
E il terzo tema è quello del turismo. Abbiamo affrontato, diciamo, questi tre temi principali. La liquidità. Il tema liquidità l'abbiamo diviso in tre grandi filoni. Uno, che è un fondo perduto sul conto interessi. Un altro, che è i voucher. Ancora è la cosa, è la liquidità, abbiamo detto, scusi, ho sbagliato io. Quindi non, allora, la liquidità noi abbiamo dato il contributo in conti interessi e la co-garanzia. Sì. E la co-garanzia. Allora, il contributo in conti interessi, noi siamo partiti di poter finanziare le micro, le piccole e le medie imprese. Il contributo a copertura interesse vale e a valere sui 6 anni, 2 di preammortamento e 4 di ammortamento, su una cifra massima di 25.000 euro. E perché le micro e le piccole imprese nel 90% dei casi hanno un finanziamento massimo di 25.000 euro. Ma non abbiamo escluso nessuno, quindi noi finanziamo sempre fino a 25.000 euro, anche chi ha avuto somme, diciamo, e quindi ha creato nuova finanza, 100, 200, 300.000, quello che sia, se il soggetto fa la domanda, noi copriamo gli interessi che avrebbe dovuto pagare nei 6 anni tra preammortamento e ammortamento e coprire quindi la spesa sugli interessi. È una piccola cosa, ma direi che anche da un punto di vista psicologico serve naturalmente all'imprenditore sentirsi qualcuno vicino e che comprende i suoi temi. Vero. Accanto a questo, che cosa abbiamo fatto? La co-garanzia è un altro punto, anche questo importante, perché non è che abbiamo trascurato le imprese più grandi, perché quando il prestito supera il 1 milione di euro o supera i 25.000 euro, allora abbiamo una garanzia da parte dello Stato del 90% quando superiamo i 25.000 euro, quando supera il 1 milione viene fatta una garanzia massima di 800, dell'80%. 80%. Noi abbiamo previsto un contributo del 50% a tutte quelle imprese che avranno necessità di co-garanzia del 10% o del 20% sulla spesa che dovranno sostenere attraverso le co-garanzie con consorzi fini. E questo, diciamo, è un altro incentivo. Per quello che riguarda invece il turismo, come dicevo, allora noi abbiamo, in questo caso sono tre filoni. Allora, abbiamo il tema del fondo perduto. Premesso che noi abbiamo dato contributi a tutto il turismo, non solo all'alberghiero, ma alberghiero, extraalberghiero, mettendo dentro gli ostelli, mettendo tutte le forme di turismo, bed and breakfast, tutto quello che era possibile, noi abbiamo fatto questo discorso qui. La seconda tranche invece sono voucher, e anche qui che cosa succede? In funzione del contributo che ciascuno degli operatori del turismo riceverà, potrà avere a disposizione una fetta ulteriore, quindi si va a sommare, del 15% che potrà offrire come gratuità, facendo una linea di promozione, perché noi abbiamo stabilito anche una linea di promozione nella nostra regione, e potrà omaggiare parte del soggiorno in maniera gratuita. Ma è una differenza sostanziale, perché noi diamo soldi, cioè nel momento che l'utente diciamo relazionerà e rendiconterà alle istituzioni, alla regione o alla camera, quello che sia, avrà naturalmente la somma a lui che deve essere destinata entro, diciamo, il range del 15% del contributo a fondo perduto che lui ha. Il terzo punto è quello della comunicazione. La comunicazione viene finanziata dalla Regione Umbria e viene finanziata dalla Camera di Commercio di Perugia, è per tutta la regione. E su questo noi abbiamo fatto appunto dei protocolli su questi bandi e su queste entità, ma direi che i protocolli sono tornati, vede, cioè sono i corsi e i ricorsi storici. Io nel 2009 feci dei protocolli d'intesa con l'allora presidente regionale, che era sempre una donna. Noi sono tre mandati che abbiamo, anzi sono, questo è il quarto mandato che abbiamo, no, è il quinto mandato, abbiamo avuto una donna per due mandati, un'altra donna per due mandati, e ora la Presidente Tesei ha iniziato il suo primo mandato, ma siamo al quinto mandato al femminile, quindi è una regione perlomeno ben disposta verso la rappresentanza femminile. Furono fatti tre protocolli d'intesa, che uno era sui temi dell'internazionalizzazione, e io credo che il meccanismo dell'internazionalizzazione, come è andato bene in quei 6 anni che noi siamo andati avanti con quell'accordo, non sia mai andato così bene in Umbria. L'altro era sul credito e il terzo ancora era sulla comunicazione. Ecco, la comunicazione è tornata, ma come è tornata adesso il discorso dei bandi, e quindi sotto certi aspetti è un aiuto, non è credito,
ma comunque un aiuto alle imprese. E mi auguro che torni questa stretta collaborazione tra il mondo naturalmente regionale e il mondo delle Camere. Vado agli altri temi. Allora, l'altro tema, avevamo detto, quindi la liquidità, il turismo, l'ultimo è quello del digitale, della digitalizzazione. L'ho detto prima, direi che per le Camere di Commercio, per la Camera di Commercio di Perugia è un mantra. Noi siamo stati anche tra le 5 Camere nazionali fondatrici dell'accordo che Unicamera ha fatto con Google e siamo stati tra i primi ad avere all'interno naturalmente della nostra Camera per anni due esperti del settore, due giovani esperti inviati da Google e abbiamo scelto ogni anno un settore per cercare di insegnare sistematicamente alle aziende, siamo andati alle aziende dell'olio, siamo andati al manifatturiero artistico, siamo andati al turismo, siamo andati, volevo dire, all'agroalimentare. Quindi su questo abbiamo fatto un lavoro enorme, quindi ci crediamo fortemente, diciamo che abbiamo anche persone capaci, la fortuna di avere persone capaci e che conoscono profondamente il tema. Allora, sul tema della digitalizzazione abbiamo dato anche qui contributi, direi, abbastanza importanti per far vedere e siamo naturalmente, in questo caso, siamo a disposizione di pensi per aiuti in qualunque momento, perché sistematicamente facciamo anche riunioni con i nostri imprenditori che si approcciano a questo tema. Nel primo bando c'è un contributo a fondo perduto per ogni impresa fino ad un massimo di 7.000 euro e questo è per avviare o per riavviare e completare, diciamo, i processi di digitalizzazione e trasformare l'azienda con la possibilità, laddove appunto sarà fattibile, una parte dell'azienda la possibilità di poter operare in smart working, quindi quando si presenterà o farlo sistematicamente. Un altro tema, e comunque può essere fatto anche per la commercializzazione. L'altra cosa che abbiamo fatto è quella di insistere sulle reti di impresa e prevedere un contributo fino a un massimo di 50.000 euro a rete di impresa che intende avviare il processo di promo commercializzazione del prodotto Umbria, intendendo che può essere naturalmente per determinati settori, ma può essere anche un mix di settori, potrebbe essere turismo e agroalimentare, o potrebbe essere turismo, volevo dire, e manifattura di pregio. Quindi, e su questo credo che noi stiamo lavorando abbastanza bene. Tenga conto che i bandi, quelli sulla liquidità, sono partiti. Il bando, quello che noi abbiamo previsto, il contributo in conti interessi, è già chiuso. Quindi siamo stati in una rapidità eccezionale. Quindi le imprese cominciano naturalmente a vedere realmente i soldi e non solo promesse. Molto bene, Presidente. Lei ha parlato di turismo, l'ha ripetuto più volte. Per il nostro paese, per l'Italia, il settore turistico rappresenta sicuramente un aspetto economico non indifferente, perché con un suo volume di affari che è intorno ai 232 miliardi di euro costituisce il 13% del PIL del nostro paese e genera ben 4,2 milioni di occupati nel settore. In Umbria però sono ancora molti gli esercizi, dai dati che abbiamo raccolto, che non sono stati ancora in grado di riaprire e per tanti che lo hanno fatto i risultati non sono ancora soddisfacenti. Per il comparto turistico avete stanziato, lo accennava anche lei prima, 1.200.000 euro per aiutare le imprese a risollevarsi ed avete realizzato, questo è molto importante, in collaborazione con l'Istituto Camerale per le Ricerche Turistiche, il programma Far Ripartire il Turismo da Protagonista per la ricettività e la ristorazione. Questi sono i due filoni su cui avete messo la vostra attenzione con questo Far Ripartire il Turismo da Protagonista. Le chiedo, Mencaroni, come sono state accolte da parte delle imprese queste importanti misure messe in campo? Ma guardi, con grande entusiasmo, devo dire, perché la presenza è stata massiccia. Noi abbiamo avuto presenze ad ogni seminario, secondo me non è detto che sia interessato, abbiamo fatto sei o sette seminari, quindi non ricordo esattamente il numero, ma al di là di questo, ad ogni seminario noi avevamo una partecipazione che oscillava tra le 50 e le 80 imprese, quindi direi era fortemente sentito, fortemente interessati naturalmente a quello che noi cercavamo di far dire agli esperti e di far capire la volontà naturalmente di poterti anche mettere insieme, perché noi stiamo insistendo perché il piccolo e bello, si diceva qualche anno fa, non è che noi vogliamo naturalmente che ci siano compenetrazioni o fusioni o quello che sia, ma direi che è fondamentale che spesso che si mettano insieme i piccoli, si mettano insieme per fare sistema e proporre un'azione
un'azione naturalmente di un certo livello, di un certo peso, sia sui mercati nazionali che sui mercati internazionali. Allora, io direi che su questo noi appunto con Isnart dobbiamo ringraziarla, abbiamo fatto anche altre operazioni con Isnart, quello che le dicevo prima, abbiamo messo insieme al sistema museale e tutto il turismo e il mondo dell'agroalimentare e quanto altro. La cosa sulla quale vorrei soffermarmi un attimo sul turismo, lei ha ricordato che pesa per il 13% circa sul PIL nazionale. L'unico peccato è che di turismo si parli troppo spesso e troppo spesso però non si conclude, non si arriva a quagliare quasi nulla. Guardi, io lamento questo fatto. Nel 1993, se non erro, con un referendum era ministro del turismo, era la signora Bonnivers, se non sbaglio. Signora Bonnivers, fu abolito non solo il turismo, ma fu abolito anche il Ministero dell'Agricoltura. L'agricoltura è rinata delle sue ceneri come l'araba fenice. Noi siamo nel turismo con 20 politiche regionali, abbiamo l'ENI, abbiamo tutto quel che vogliamo, abbiamo il ministero che è senza portafoglio, viene messo una volta con la cultura, una volta viene messo con l'agricoltura, una volta viene messo con qualcos'altro, ma non riusciamo a capire perché non si voglia fare, se è vero che il turismo rappresenta il 13% del PIL nazionale e potrebbe sensibilmente migliorare, non si voglia fare una politica vera per il turismo. Ma guardi, questo è successo anche nelle regioni, perché che se ne dica, i ministeri più ambiti o gli assessorati più ambiti non erano quelli del turismo delle regioni, ma c'erano altri assessorati, altri ministeri, che era quello dell'agricoltura, della sanità, dello sviluppo economico, cioè quindi altre cose. E spesso e volentieri, diciamo, è come quando si gioca a carte, era la scartina, praticamente era il turismo e veniva assegnata a quelli che magari avevano minor peso politico, sul piano politico. Ecco, su questo chiedo perché non si voglia provare ad affrontare questo tema una volta per tutti, perché se è vero che è così importante, oggi lo rivediamo, guardi, e torna quando c'è un terremoto, quando c'è un'alluvione, quando c'è una qualche disgrazia, c'è una pandemia. Adesso se noi riusciremo, e non è detto purtroppo, riusciremo a superare in tempi non so quanto lunghi questa, io non la chiamerei crisi, è una trasformazione veramente di quella che è l'economia di ogni paese. Ecco, vorrei che in un qualche modo si affronti anche strutturalmente quello che è il tema del turismo. Cioè non può essere lasciato a se stesso e abbandonato naturalmente alla speranza che comunque in Italia verranno. Ma poi al turismo è tutta legata a tutta una serie di politiche, perché quando parliamo anche nei vari punti delle infrastrutture, direi che è fondamentale, vediamo l'economia di Alitalia, vediamo quello che sono il trasporto su gomma, vediamo naturalmente quello che è il trasporto su rotaia. Negli anni 60, fatta l'autostrada del Sole, noi eravamo il primo paese in Europa per rete autostradale, un'autostrada fatta in brevissimo tempo, in pochissimo tempo, ci veniva invidiata da tutti. La Francia, la Germania se le sognavano le nostre strade, se le sognavano. Noi l'abbiamo abbandonato questo tema e non riesco veramente a comprendere perché non si possano fare sforzi in questo settore. Comunque non voglio uscire. No, perché poi guardi, quello che diceva sul turismo è molto vero, ne abbiamo parlato sia con la nuova presidente di Federturismo di Confindustria Lalali, ma anche con il presidente di Enit, Giorgio Palmucci, pochi giorni fa. Deve approfittare di questo momento per capire che serve una politica di sistema del paese all'estero per promuovere i nostri territori come fanno altri paesi, hanno risultati sicuramente più ragguardevoli rispetto al nostro, ma soprattutto bisogna uscire da quella logica in cui, lei lo diceva anche prima, possiamo vivere di rendita, perché siamo il paese più bello al mondo, il paese con il numero di coste più lunghe, più belle, con la cucina migliore, ma il turismo sarebbe da valorizzare al 360 gradi, perché il turismo non è soltanto l'arte e la cultura, ma il turismo sono anche i piccoli borghi, il turismo è la cucina, il turismo è la cultura, il turismo sono le tradizioni. Bisognerebbe veramente fare un'azione di sistema e, come diceva lei giustamente, questo è un momento di trasformazione. Dobbiamo avere l'intelligenza di capire che bisogna realmente cambiare modo di pensare e capire che il turismo potrà veramente rappresentare
fino anche il 20% del PIL interno, perché il turismo poi si porta dietro un indotto veramente pazzesco, Presidente. E sempre di turismo, avete sottoscritto anche voi proprio per l'attenzione, che quindi dimostra l'attenzione della sua Camera di Commercio verso questo tema, avete sottoscritto un protocollo d'intesa con la tra la Regione e le varie Camere di Commercio dell'Umbria. Mi può dire nello specifico di cosa si tratta? I temi, diciamo, fondamentalmente sono per cercare immediatamente un aiuto nei confronti delle imprese. Questo, diciamo, è il punto sicuramente saliente. L'altro tema è non solo questo dell'aiuto alle imprese, ma è quello di poter scambiarsi anche dei dati, le banche dati, e naturalmente reciprocamente tenerci informati su quello che sono le necessità nel settore e su quali punti è necessario intervenire, non solo ora, ma anche in un prossimo futuro, o su quali interventi è opportuno realizzare. Cioè, per intenderci, nel momento che la Regione decide di finanziare una campagna di promozione, ecco, ci si consulta, ci si confronta, poi magari i soldi li mette per intero la Regione, questo per chiarezza, o noi diamo un piccolo aiuto che possiamo dare, che anche qui è fondamentale, però vengono messe a confronto le esperienze di ciascuno di noi e naturalmente la capacità interpretativa di quale azione sia la più corretta. Per esempio, le azioni che sono state intraprese quest'anno è quella di Umbria Bella e Sicura, sicuramente è una campagna che è partita prestissimo, continuerà sui vari canali, e poi sono state fatte delle azioni, perché ripeto, è quello della comunicazione, quindi della promozione, ma la comunicazione in particolar modo sui social. E noi oggi, quindi una delle ultime uscite che abbiamo fatto è stata sul finire del 2019, poi siamo andati chiaramente in pre-Covid e poi in piena pandemia, l'abbiamo fatto in Lussemburgo, presso l'ambasciata italiana del Lussemburgo. Lussemburgo è estremamente interessante perché è il grande Lussemburgo. Noi siamo piazzati abbastanza bene, parlo come Umbria, perché in anni non sospetti li abbiamo fatto delle azioni con delle micro e piccole imprese nel campo dell'agroalimentare. Oggi queste imprese vivono portando, naturalmente esportando prodotti sistematici, hanno ormai i loro punti di vendita, non sono loro di proprietà, ma comunque punti di riferimento, e hanno un mercato interessantissimo. Quindi noi abbiamo fatto un'azione, come le dicevo, abbiamo messo insieme la cultura e il mondo delle produzioni agricole, delle produzioni artistiche, ad esempio anche arte orafa, cioè sono degli orafi che riproducono la gioielleria o i gioielli degli Etruschi, e quindi facendo naturalmente vedere anche in laboratorio quali sono le fasi e le operazioni che vengono compiute per arrivare a questo. Abbiamo portato questo qui insieme alla responsabile della comunicazione sui social della Regione Umbria, abbiamo fatto un sistema comune, devo dire che è stato di grande risultato e grande effetto. C'è il più grande, diciamo, centro commerciale che c'è in Lussemburgo è proprietà di un signore di origine umbra. La prima cosa che ci ha chiesto è quella di poter avere quei prodotti che noi abbiamo portato su quel territorio, ci avrebbe organizzato 15 giorni, un mese, per poter esporre quei prodotti e poterli commercializzare. Eventuali residui li avrebbe trattenuti lui, e quindi li avrebbe ricomprati lui, per cui il rischio anche dell'imprenditore era bassissimo. E questo naturalmente porta e rimette in moto questo spirito di collaborazione che ci deve essere tra le varie istituzioni, sistema camerale, regione, ma senza alcuna gelosia. Poi noi cerchiamo di collaborare, di aiutare in ogni ambito. Abbiamo ripreso i rapporti con il mondo dell'agricoltura, perché anche con il mondo dell'agricoltura c'è sempre da confrontarsi, da capire quali sono appunto i prodotti che più ci vengono ricercati nel nostro settore. E noi riceviamo sistematicamente contatti con soggetti che vogliono, adesso c'è il viceministro dell'economia rumena che viene i prossimi giorni in Italia, ha chiesto di poter far tappa a Perugia e poter avere un confronto tra, naturalmente, con le camere di commercio e poterci rapportare per quello che riguarda i loro prodotti, che chiaramente cercheranno di vendere in Italia, ma avere anche riferimenti nei nostri prodotti e nei nostri produttori per quello che è il mercato rumeno. Direi che è basilare, perché se ognuno si arrocca nelle sue posizioni è una battaglia a distanza, ma una battaglia che non serve a nessuno.
Molto bene. Presidente Micheroni, durante l'emergenza sanitaria, nonostante appunto tutte le mille difficoltà, siete riusciti comunque a dare continuità al concorso nazionale Ercole Olivario, che ricordiamo quest'anno è giunto alla sua 28ª edizione ed è nato per valorizzare le eccellenze olearie italiane. Le chiedo che edizione è stata questa del 2020, ma soprattutto quale significato ha rappresentato riuscire a non annullare questo importante appuntamento? Direi, guardi, io su questo mi sono battuto. Allora, lei pensi che noi quest'anno abbiamo fatto la 28ª edizione e io la prima edizione che ho fatto con l'Ercole Olivario, la presidente era la 18ª edizione dell'Ercole Olivario, e ho detto quindi è diventato maggiorenne. Devo dire che sono stati compiuti passi da giganti, ma già l'Ercole Olivario era un'eccellenza estremamente importante. Ma per dargli e quindi comprendere meglio qual è il grado e quello che è il valore del premio Ercole Olivario, e non è che lo dica perché io sia presidente del comitato organizzatore dell'Ercole Olivario, ma voglio precisare che l'idea dell'Ercole Olivario nasce negli anni 90 dall'allora consiglio di amministrazione, dalla giunta, diciamo, della Camera di Commercio di Perugia. La Camera di Commercio di Perugia, le potenzialità economiche, come sempre, sono quelle di una città di provincia, di una piccola città di provincia. La proposta è Union Camere a Roma. Union Camere ha sposato l'idea e, diciamo, l'organizzazione è stata fatta sempre a Perugia con l'aiuto, Perugia ci investe parecchio, perché l'olio per noi è una eccellenza e è un valore aggiunto anche per il territorio, e quindi siamo arrivati naturalmente alla 28ª edizione. Qual è il significato? Guardi, allora intanto voglio dire solo questo per far capire, far comprendere meglio a chi magari ci ascolta qual è il valore di questo premio. Uno, questo premio è stato scelto dal Ministero dello Sviluppo Economico, quindi che attraverso l'ICE va a rappresentare tutti gli anni le eccellenze degli oli italiani nel mondo. Quindi qualunque evento venga fatto nel mondo, uno, due, tre eventi all'anno vengono fatti nel mondo sulle particolarità, sugli oli italiani, e il premio è l'Ercole Olivario. Aggiungo questo, l'Associazione delle Città dell'Olio ha scelto, tra tutti i premi nazionali, ha scelto l'Ercole Olivario per poter dare e premiare, e quindi anche l'anno scorso, nella celebrazione del 25esimo anniversario della Fondazione delle Città dell'Olio, che si è svolto a novembre del 2019 a Siena, ha premiato i produttori di olio che appartenenti alle Città dell'Olio, che sono stati premiati con l'Ercole Olivario. Quindi ha premiato il soggetto. Ma perché tutto questo? Guardi, questo premio nasce, intanto è l'unico premio in Italia che le degustazioni vengono fatte su campioni prelevati da personale del sistema camerale e non da bottiglie che vengono inviate dai produttori, perché troppo spesso ci sono dei produttori che producono eccellente prodotto oleario ma sono per i concorsi, e altri oli sono naturalmente una diversa. Allora il prelievo viene fatto nelle singole aziende presso, diciamo, le cisterne contenenti l'olio, e chi partecipa sa che quella cisterna viene sigillata e viene piombata e non può essere utilizzata fino a quando non è finito l'Ercole Olivario. Quindi è un rischio, perché questo deve avere fino a marzo, perché il premio si chiude a marzo, ma l'olio viene prodotto a ottobre, e quindi chiaramente si accolla anche questo rischio. Ma lo fa con piacere, perché quello che è in trasparenza, in correttezza, in anonimizzazione, cioè quindi c'è un notaio che anonimizza le bottiglie, c'è sempre in presenza un ufficiale, volevo dire, che sta lì a controllare che le procedure avvengano in un determinato modo. Quindi quello che vince viene fuori, naturalmente non è detto, insomma, che poi possa essere il migliore in assoluto, ma diciamo risponde ai gusti, perché i panelisti, cioè coloro che sono i degustatori, sono uno per ogni regione, per cui il palato, si prendono tutti i palati, dall'Alta Italia al Sud Italia, quindi assolutamente. E che cosa succede? La poter fregiarsi del premio Ercole Olivario, poter mettere l'etichetta vincitore dell'Ercole Olivario arrivato secondo, ci sono due aspetti. Uno, di natura chiaramente strettamente personale, perché per le famiglie, io
sarei felice che lei partecipasse ad una prossima edizione della Corriere, perché le gioie o le esplosioni di gioia che lei vede da questa famiglia, che credono in quello che fanno, ed oggi sono i sacrifici di intere famiglie che lavorano in quelle piantagioni, in quegli oliveti, in quelle situazioni qui. Quindi, diciamo, è da un punto di vista morale la soddisfazione. L'altra è una soddisfazione anche di natura economica, perché potersi pregiare del premio vuol dire entrare sui mercati a certe condizioni, a certi prezzi, e anche gli importatori di altri paesi europei o extraeuropei, se sanno che ha vinto l'Ercole Olivario, sicuramente lo prendono meglio, diciamo, di un altro olio. Con questo non voglio dire che in assoluto non ci siano oli non premiati che non meritino questo valore. Ma guardi, per dirle, noi per limitare il numero dei partecipanti, perché ogni anno aumenta il numero dei partecipanti, noi abbiamo messo una soglia di ingresso, quindi l'olio viene degustato prima di essere ammesso all'iscrizione. Se non raggiunge un punteggio di almeno 70 centesimi, non può partecipare al premio finale. E credo che questo sia una soddisfazione per loro che lavorano, ma anche per i nostri collaboratori qui camerali, che ormai sono diventati dei professionisti a tutti gli effetti, perché conoscono tutte le fasi e tutte le prassi. E allora saltare questa gente che ha mandato i propri prodotti, la iscrizione, poi è venuta fuori la pandemia, ci avevamo i campioni, dire vi rimandiamo i campioni sarebbe stata una grossa delusione. Abbiamo ottenuto la disponibilità dei rappresentanti delle varie regioni a venire, le degustazioni sono state fatte a distanza, abbiamo gli spazi, grazie a Dio, abbiamo seguito tutte le procedure che erano da seguire, si è creato, guardi, un'amalgama tra questi soggetti, forse bravo è stato anche il capo panel, che sicuramente è stato capace, ma una sintonia, un'armonia, una condivisione che non era mai successo, che io non avevo mai visto. E il 27 giugno siamo riusciti, prima abbiamo fatto la conferenza stampa, via streaming, e poi abbiamo fatto il 27 giugno in presenza, abbiamo premiato le famiglie. Non sono potuti venire i siciliani perché poi hanno il tema della quarantena, se escono fuori regione, via discorrendo. Però, ripeto, la cosa è andata veramente in maniera eccezionale e questa gente era commossa dalla felicità, naturalmente, di poter avere un premio per il lavoro che hanno svolto. Ecco, Presidente, ci sveli chi è il vincitore quest'anno, però. Come? Ti dica il nome dell'azienda oleario, o almeno la regione di provenienza del vincitore. Ah, i vincitori no, guardi, noi abbiamo, siccome ci sono i vincitori, sono su più categorie, perché noi abbiamo, i vincitori abbiamo l'olio extravergine e l'olio, diciamo, extravergine DOP. Allora, su questi, le regioni che hanno naturalmente gli extravergini poi si dividono in tre facce, perché extravergine leggero, medio e intenso, e poi abbiamo il DOP, che abbiamo il DOP leggero e medio. Ecco, qui ci sono l'elenco dei vincitori, praticamente, allora, le regioni che hanno avuto più premi sono la primo, secondo e terzo, ci abbiamo la Sicilia, il Lazio, la Puglia, e sono le regioni che hanno avuto più premi. Poi ha avuto alcuni premi, l'ha avuti l'Umbria, l'ha avuti l'Abruzzo, l'ha avuti la Campania, l'ha avuti uno la Calabria, e la Sardegna, un'altra regione che è stata premiata fortemente. E poi c'è un olio ligure che è stato premiato, un olio ligure, e quindi, diciamo, ci sono dei nomi piuttosto importanti, voglio dire, ad essere premiati. E quindi posso dire il premio del numero, mi limito, visto che sono in Umbria, e ha vinto il Frantoio Ciarletti, che è di Trevi, e quindi provincia di Perugia. E questo è l'olio che ha vinto il DOP biologico. Molto bene, Presidente. Io penso che soprattutto sia stato importante aver realizzato la 28ª edizione per il messaggio che avete potuto dare al Paese. Cioè l'Italia riparte, quindi l'economia è pronta a riprendere, bisogna continuare a investire nel proprio lavoro, a credere in quello che si fa, anche perché, lo diceva lei prima, qui sono le intere famiglie degli imprenditori che vivono e soffrono direttamente tutto ciò che c'è dietro un ottimo olio che poi noi mettiamo a tavola. Chiaro. Guardi, su questo tenga conto che poi noi non è finita qui, perché stiamo lavorando insieme a ICE, dovremmo fare appena sarà possibile una missione in Francia e andiamo all'ambasciata italiana di Parigi, e quindi lì avremo incontri con gli importatori,
e ristoratori e venditori, diciamo, del francesi. L'altra cosa fissata è la partecipazione al SIRA a Lione. Stiamo definendo un'altra destinazione europea o extraeuropea, ma sempre appena ce lo permetterà la possibilità di spostarci liberamente. E l'altro tema, stiamo definendo questi giorni con Mirabilia, perché noi siamo tra i soci fondatori del Mirabilia, la Camera di Perugia, insieme a Matera e altre tre camere, siamo soci fondatori del progetto Mirabilia, che oggi, volevo dire, viene considerato anche qui a livello perlomeno ministeriale di importanza nazionale e internazionale per quello che riguarda i centri UNESCO, chiamiamoli secondari, minori, ma comunque di assoluto valore, di assoluta importanza. E quindi anche su questo stiamo tirando avanti un progetto per promuovere il turismo insieme, naturalmente, alle produzioni artistiche o agroalimentari dei territori, che dovremmo fare entro l'anno, definire una data. Si era fissato Caserta e saremmo dovuti andare a Caserta, ma poi si è rinviata per effetto della pandemia. Quindi stiamo aspettando di decidere come e dove poter realizzare questo dovere. Molto bene, io ringrazio Giorgio Mencaroni, ricordiamo Presidente della Camera di Commercio di Perugia, che nonostante i suoi 10 anni di guida della Camera di Commercio di Perugia ha ancora tantissimo, da quello che ci raccontava, da poter dare alla comunità imprenditoriale umbra. Mencaroni, grazie veramente, perché ci ha permesso di conoscere meglio quelle che sono le opportunità per le imprese del territorio e soprattutto qual è la visione d'insieme del sistema camerale per lo sviluppo del nostro paese. Grazie Presidente Mencaroni. Grazie a lei, dottor Amorosini. Grazie veramente e spero naturalmente che ci si possa rivedere in un momento magari diverso da quello attuale. Comunque io dico che se uno fa l'imprenditore deve vedere sempre in positivo. Capisco la disperazione, capisco le difficoltà dell'impresa, capisco tutto, ma se noi non guardiamo con lungimiranza e non guardiamo con positività quello che deve il nostro futuro, rischiamo naturalmente, veramente rischiamo il collasso. La forte preoccupazione che io ho in questo momento sono due cose. Uno, forse la dilazione, cioè la restituzione delle somme che vengono prestati dal sistema bancario attraverso le garanzie con lo Stato, dovrebbero allungare i termini, perché restituire chiaramente in 6 anni, specialmente in alcuni settori, ma guardi, c'è difficoltà nel settore turismo, ma non è che il settore delle produzioni e del manifatturiero non sia in difficoltà, perché se non risolvono la distonia che si è venuta a creare tra la produzione e la distribuzione e il punto commerciale, chiaramente si inceppa anche la produzione, perché se la produzione non vende, le produzioni che ha fatto anche durante il lockdown, è un disastro. E quindi su questo dovremmo arrivare e diluire a 10 anni e con tassi estremamente bassi, perché noi dobbiamo dare modo chiaramente che le imprese riescano a consolidarsi gradatamente, perché se devono restituire i mutui che avevano precedentemente, più le rate naturalmente dei soldi che hanno preso per la liquidità per tirare avanti, credo che qui sia veramente difficile. E un altro tema, guardi, sul quale io sono fortemente preoccupato, ne parlo, ma sono stato anche in alcuni casi bistrattato, ma insomma, comunque non condiviso, diciamo in questo modo. La differenza che c'è tra un dipendente pubblico e un dipendente privato. Io sono qui, rappresento un ente pubblico. Guardi, tutta gente brava, gente che si dà da fare, gente che ha lavorato, l'ho detto prima, dalla propria abitazione, rendendosi disponibile in ogni momento, se io ho chiamato, mi hanno risposto. Quindi questo è encomiabile, è positivo e quindi questo è estremamente importante. Ma non è possibile che quello del privato va in cassa integrazione e percepisce, volevo dire, somme che sono basse, sono al limite della sopravvivenza. E mentre chi è nel pubblico, piove, nevica o tira vento, voglio dire, non cambia assolutamente niente. E quindi questo è un tema che secondo me, da un punto di vista sociale, deve essere affrontato. E i problemi che noi avremo saranno, appunto, da un punto di vista sociale, tra settembre e ottobre, se non riparte l'economia. E anche sulla cassa integrazione, io ho fatto battaglie da una vita, perché ho fatto sempre l'imprenditore, vengo da una famiglia di imprenditori. Noi dobbiamo dare
un contributo al lavoro, non un contributo al non lavoro, perché la cassa integrazione è un contributo al non lavoro. L'impresa che può e deve, volevo dire, sostenere i suoi impegni in tutti i modi, ma cercando di far lavorare il personale e avere contributi per quello che riguarda l'abolizione del cuneo fiscale, quindi cioè in maniera tale che possa avere minori costi, ma lo Stato costerebbe molto di meno e sarebbe una cosa molto più dignitosa per l'impresa e per i lavoratori. Su questo, questo credo che sia un tema nodale, centrale, però su quale non si tende, voglio dire, a sfuggire. E il problema sociale potrebbe esserci e ce l'abbiamo dietro l'angolo, perché se avremo due situazioni completamente diverse è una distonia che non è possibile. E quindi questo creerà naturalmente rimostranze o situazioni sicuramente di grande disagio per tutti noi. Grazie Presidente, con OK Italia parliamone sicuramente torneremo su questi temi che sono assolutamente attuali e purtroppo, come lei anticipava, temo che dopo la pausa estiva ci sarà veramente un momento molto delicato per la tenuta sociale del nostro Paese. Grazie ancora al Presidente Mazzoni, grazie ai nostri ascoltatori, appuntamento al prossimo incontro. Arrivederci a tutti. Grazie, un caro saluto a lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie mille.